Io sono Raffaele Gaito, affianco in startup, aziende, professionisti, come consulente e come formatore sulle tematiche del digitale in generale e poi nello specifico sul mondo del growth hacking, questa nuova disciplina di cui si sente tanto parlare negli ultimi anni. Io dico sempre che il growth hacking è un processo di sperimentazione rapida sia sul prodotto che sul marketing per trovare il modo più efficiente per far crescere un business. E per farlo lavora sia su aspetti di marketing che su aspetti di prodotto e si concentra però in modo specifico sui dati. Gli americani hanno una competizione per qualsiasi cosa, come sappiamo tutti, e hanno anche una gara a chi mangia più hot dog. Arriva questo ragazzino, mingherlino tra l'altro, che nessuno avrebbe, come dire, scommesso una lira su di lui, e straccia il record del campione in carica mangiando il doppio del numero di hot dog. Lui fa una cosa molto molto interessante: separa il pane dal würstel e mangia il würstel separatamente, lasciando fuori il pane, che era la parte più difficile, più ostica, quella da ingoiare e da mangiare giù. E poi prende l'unica cosa che la competizione mette a disposizione, che era una caraffa d'acqua, e lui invece prende il pane e lo cuccia all'interno dell'acqua. In questo modo riesce a mangiarlo e ingoiarlo senza il bisogno di masticare. Ha trovato una soluzione pensando fuori dagli schemi, approcciando il problema in maniera diversa e trovando una soluzione dove lì apparentemente una soluzione non c'era, soprattutto utilizzando le poche risorse a disposizione. E questo è esattamente quello che fa il growth hacking. Uno dei più interessanti è quello di Coca-Cola. Ha cambiato il direttore marketing, la figura del direttore marketing, e ci ha messo un growth hacker. E se da un lato il brand Coca-Cola era in forte crescita, e c'è proprio il grafico che rappresenta questa crescita di Coca-Cola, che quindi significa che Coca-Cola lavorava benissimo sugli aspetti di marketing, dall'altro lato a questa crescita non corrispondeva una crescita in termini di fatturato. Cosa significa questa cosa? Che essere bravi nel marketing non porta automaticamente più soldi all'azienda. Significa che Coca-Cola ha fatto un cambio di mindset ed è passata dal concentriamoci sul marketing al concentriamoci sulla crescita. Ed è di questo che hanno bisogno le aziende oggi, di crescita. E la crescita la puoi ottenere col marketing o con altri mezzi. E il growth hacking cerca di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per puntare alla crescita dell'azienda. Se invece vogliamo prendere un esempio più, come dire, classico, sicuramente un esempio interessante è quello di Instagram. Instagram ha utilizzato delle tecniche di growth hacking che l'hanno portata ad essere il social network di successo che conosciamo oggi. Uno dei più interessanti qual è stato? È stato il fatto che l'applicazione fin dal primo giorno permetteva di condividere le foto anche su altri social network. Ognuno di noi, ogni volta che condivideva una foto di Instagram all'interno di Facebook, stava mostrando quel contenuto alla sua cerchia di amici, una cerchia di amici già grossa, già costruita, perché ognuno di noi aveva già un network su Facebook, mentre Instagram stava nascendo in quel momento. La difficoltà era creare un network all'interno di una nuova piattaforma. Loro hanno pensato la cosa più semplice del mondo, hanno detto andiamo a prendere gli utenti da qualcuno che il network l'ha già creato. Succedeva che ogni volta che io postavo una fotografia di formato quadrato con un particolare tipo di filtro, tutte le persone dall'altro lato iniziavano a riconoscere questo formato, si rendevano conto che era qualcosa di nuovo, e quindi la vedo oggi, la vedo domani, la vedo dopodomani, al quinto giorno mi chiedo ma che cos'è questo Instagram, e vado a scaricare l'applicazione. Questa è una tecnica tipica del growth hacking, si chiama OPN, Other People's Network, ed è proprio il fare leva sul network costruito da qualcun altro. La gamma di competenze, di skill tipiche nel profilo di un growth hacker sono molto molto ampie. E una persona è capace quindi di lavorare a 360 gradi su un progetto, sia sui aspetti di prodotto che su aspetti di marketing, e per fare questa cosa ha bisogno di conoscere, ad esempio, un minimo di programmazione, perché oggi è impensabile fare marketing senza essere in grado, non lo so, di lavorare con una landing page, saper scrivere del codice HTML e così via. Deve essere in grado di gestire sicuramente gli strumenti di advertising più importanti, più famosi. Deve essere in grado di lavorare con i dati, perché una figura altamente orientata ai dati. Cosa significa? Significa saper lavorare con gli analytics. Chi come me fa il lavoro del growth hacker parte dal concetto che ogni cosa va validata. Io non arrivo mai in un'azienda e porto una soluzione, perché la soluzione non ce l'ho. Quello che provo a fare è dare un punto di vista diverso, provare a far porre all'imprenditore le giuste domande e trovare insieme una soluzione.
l'aspetto degli strumenti è importantissimo, però quando parliamo di strumenti il rischio è sempre dietro l'angolo, perché appena si cita un tool, potenzialmente quel tool domani potrebbe cambiare nome, potrebbe diventare a pagamento, potrebbe uscirne uno migliore o potrebbe semplicemente chiudere, fallire l'azienda e così via. Quindi io all'interno del libro cito un sacco di tool, però cosa ho fatto per non rischiare di cadere nell'errore di cui parlavamo prima? Esiste un sito web ufficiale del libro che si chiama growthhacker.link, dove ho elencato tutti i tool citati all'interno del libro, dove eventualmente aggiornerò i link, citerò quali tool sono cambiati, se hanno cambiato nome, se è uscita una nuova versione e così via. Prodotto e marketing non sono separati, ma viaggiano di pari passo. Fidati solo dei dati, parla con i tuoi utenti. Queste tre cose sono il core del growth hacking. Spero che l'intervista sia utile e possa dare degli spunti di riflessione. Ringrazio gli amici di 47 Deck per questo tempo che mi hanno dato a disposizione.